La tua salute è determinata da un fine equilibrio di diverse variabili e questa cosa è particolarmente importante quando si parla di ormoni. Se per gli zuccheri, le proteine e i carboidrati non è così importante che ci sia un equilibrio determinato, quando i tuoi ormoni sono scompensati, quando c'è uno scompenso, un'elevata attivazione di alcuni ormoni specifici, le conseguenze sono drastiche per tutto l'organismo. In questo video andiamo a vedere l'impatto che ha l'aumento dell'insulina nel tuo organismo e come mai tutti i tuoi sforzi per dimagrire siano vanificati quando hai un'insulina elevata e quindi non riesci più a bruciare i grassi. Alma Fisio, curare, non trattare. Un'insulina elevata nel sangue inibisce la lipolisi, diminuisce quindi la tua capacità di bruciare i grassi. Come puoi quindi valutare se c'è l'insulina nel sangue? Il problema è proprio legato al fatto che nelle normali analisi del sangue non sappiamo quanta insulina tu possa avere nel sangue. C'è sì la glicemia, ma è una cosa diversa, perché la glicemia è la quantità di zuccheri all'interno del sangue, mentre il livello di insulina è proprio il come reagisce il tuo organismo a questo eccesso di zuccheri e in che quantità questo ormone, che è appunto l'insulina, viene liberato nel tuo organismo per ridurre gli zuccheri nel sangue. C'è un test specifico, il test OMA, che valuta la resistenza che tu hai all'insulina, ma puoi utilizzare anche tanti sintomi quotidiani per capire se ne soffri. Il continuo desiderio di dolci, la sonnolenza dopo che mangi un bel piatto di pasta, una pizza o magari delle patatine fritte, l'irritabilità, la capacità di non fermarsi a mangiare o tipicamente anche il desiderio di zuccheri di notte. Zuccheri intendo dire anche pasta, pane o un crackers. Tipicamente una delle caratteristiche più grandi della tua resistenza all'insulina è il fatto che tu non puoi categoricamente saltare nessun pranzo. Se ti proponessi, come ho fatto in diversi video, di fare un digiuno intermittente, di saltare un pranzo, per te questa sarebbe una cosa impossibile. Una particolarità è anche il fatto che chi ha una resistenza all'insulina sviluppa e deposita il grasso particolarmente nella pancia. E questa è una caratteristica legata al fatto che ogni ormone ha una zona, una sede specifica in cui preferisce depositare i grassi. Per chi è stressato, chi ha un alto livello di colesterolo, normalmente si deposita nella zona delle spalle, nel collo, e gli viene quindi la gobba del bisonte famosa, di cui abbiamo fatto un video con degli esercizi se ti interessano per ridurla. Per chi invece, come tante donne, ha un alto livello di estrogeno nel sangue, i depositi nei fianchi, nei glutei e anche nelle cosce, mentre invece chi ha un alto livello di insulina li deposita proprio a livello della pancia, ed è per questo che a volte parliamo anche della pancetta della birra, della pancetta dell'alcolista, ed è tipica di quelle persone molto magre ma che però hanno la pancetta. Adesso che hai capito i sintomi di un elevato livello di insulina nel sangue, potresti sospettare di soffrirne. Quali sono le conseguenze di una persona che ha un'alta resistenza all'insulina, ha un alto livello di insulina nel sangue? La prima cosa è appunto che il tuo organismo avrà un'estrema difficoltà di bruciare i grassi. Aumenteranno, per semplificarlo, i grassi, quelli cattivi, LDL, e diminuiranno invece i grassi, quelli buoni, gli HDL. Aumenteranno i trigliceridi, la tua pressione sanguigna aumenterà, potresti avere un elevato rischio di malattie cardiovascolari, oltre che all'inibire la produzione di testosterone, che è un ormone essenziale sia per la riproduzione, ma soprattutto anche per la longevità. Se ti interessa sapere come aumentare la tua produzione di testosterone, abbiamo fatto proprio un video adeguato. Ma la cosa peggiore che ti capiterà è l'aumento esponenziale dell'ormone IGF-1, che è direttamente collegato alla produzione e la possibilità di sviluppare dei tumori. Ti starai chiedendo come hai fatto ad arrivare a questa situazione. La risposta è semplice ed è l'eccessivo consumo di zuccheri.
E quando intendo zuccheri non dico semplicemente quello che aggiungi nel caffè, ma soprattutto tutti quei che realmente non ti rendi conto di ingerire, ma che fai in grandi quantità, come la pasta, il pane, la pizza, i crackers, i biscotti. Sono tutti alimenti che, se giri l'etichetta, vedrai che hanno un altissimo contenuto di zuccheri. Tutti questi alimenti che hanno un alto indice glicemico, ovvero che producono e portano ad avere tanti zuccheri nel sangue, porteranno te e il tuo organismo ad avere un eccesso di produzione di insulina che poi piano piano si adatterà per essere sempre costante e sempre alto, non permettendoti più di bruciare i grassi. Se guardiamo una tabella dei nostri antenati che erano cacciatori e raccoglitori, vedremo che mediamente mangiavano massimo 20 cucchiaini da tè di zucchero all'anno. Pensa, 20 cucchiaini da tè all'anno. E lo facevano principalmente attraverso il miele, che era forse la maggior prelibatezza che potessero incontrare. Oggi questa tendenza all'aumento degli zuccheri semplici è in continuo aumento. Ed è per questo che finiamo per mangiare più della metà del nostro peso annualmente in zuccheri e carboidrati semplici. Questa differenza è così marcata che siamo passati dal mangiare 20 cucchiaini di zuccheri all'anno fino a mangiarne 50 al giorno. Tu potresti benissimo dirmi che non sei una persona che mangia tanti zuccheri, eppure facilmente ti potresti ingannare, perché in un sacco di prodotti l'economia e l'industria moderna ha aggiunto dello zucchero, magari mettendolo con altri nomi: fruttosio, saccarosio, galactosio, maltodestrine, destrine, sciroppi, sciroppi vari, sciroppi di frutta, sciroppi di miele. Sono tutti alimenti aggiunti nei cibi industrializzati che in realtà non sono che semplicemente zucchero che stai aumentando e che ti sta quindi portando a un aumento dell'insulina. Una cosa che succede a tanti, ma che è importante che tu valuti e analizzi, è proprio la quantità di insulina che hai rispetto invece alla glicemia. Perché succede frequentemente che due persone che, anche se avessero lo stesso livello di glicemia nel sangue, quindi magari 90 di glicemia, che è una quantità adeguata, hanno però una diversa quantità di insulina. C'è chi ne può avere 20 e c'è chi ne può avere 2. Se quindi stai facendo una dieta per ridurre la quantità di insulina, potresti temporaneamente non perdere peso, ma comunque star migliorando la tua conformazione corporea e il tuo metabolismo, perché stai abbassando gradualmente i livelli di insulina. Ed è questo il parametro più importante che devi valutare se stai avendo dei miglioramenti oppure no. Quando una persona basa la sua dieta principalmente sui carboidrati semplici e zuccheri, quello che ottiene è un rilascio rapido di energia. Per questo ti potresti sentire subito bene, con tanta volontà. Il problema del rilascio è che questa energia viene facilmente e velocemente anche consumata, portandoti ad avere fame prima e quindi spingendoti a mangiare. Cibi con basso indice glicemico, dall'altra parte, lasciano che l'energia venga rilasciata lentamente, progressivamente, aumentando la tua sensazione di sazietà più a lungo e non obbligandoti a mangiare frequentemente. È quindi molto importante per te capire e sapere quali sono i cibi che hanno un basso indice glicemico, da una parte. Dall'altra è chiaro che tutte le aziende e tutte le attività che vendono cibi hanno interesse invece a proporti dei cibi con un alto indice glicemico, perché queste ti porteranno a mangiare di più e più frequentemente e quindi ad essere un miglior consumatore. Cosa puoi fare per ridurre la tua resistenza all'insulina e quindi essere in grado di iniziare a bruciare i grassi? Il primo passo è proprio quello di avere una dieta a basso indice glicemico. Puoi trovare su internet diverse tabelle che ti indicheranno quali sono i cibi migliori da preferire rispetto a quelli che hanno invece un alto indice glicemico. La seconda cosa che puoi fare senza nessuno sforzo è aumentare, attraverso la supplementazione o con i cibi,
che contengono cromo o cromo picolinato. Principalmente sono la frutta e la verdura quelle che sono ricche di cromo o cromo picolinato. Il terzo passo da poter fare è aumentare l'ingestione di fibre insolubili anche attraverso, se vuoi, la supplementazione con inulina, che è appunto quella parte che il tuo organismo non riesce a digerire, ma che permette un più lento rilascio degli zuccheri all'interno del sangue e che porterà quindi a ridurre questi eccessi, questi picchi di glicemia nel sangue e quindi questo andamento ad alti e bassi che tanto stai soffrendo in questo momento. Per finire, se c'è una cosa estremamente utile per migliorare la resistenza all'insulina, questo è l'allenamento ad alta intensità, di cui abbiamo fatto un video proprio in descrizione e che puoi seguire, oltre a quello sulla riduzione di come bruciare il grasso addominale, che è proprio perfetto se hai appunto una sofferenza e un aumento della resistenza all'insulina. Se vuoi ridurre il tuo peso corporeo, se vuoi bruciare i grassi, metti in pratica tutti questi consigli. Diminuire l'insulina nel sangue, migliorare la tua resistenza all'insulina, non solo ti farà sentire meglio, ma avrà delle influenze molteplici su tutto il tuo organismo e sulla tua salute, anche sugli sbalzi di umore che potresti soffrire. L'insulina, che è un ormone che partecipa a questo equilibrio molto fine che determina poi la tua salute, se è adeguata, se è tenuta nelle misure adeguate, porterà a te ad avere tanti benefici in tanti altri aspetti, come nell'aumento del testosterone, con il miglioramento del sonno, nel miglioramento della concentrazione e dell'attenzione. Essenzialmente ti sentirai meglio, molto molto meglio, più sano e potrai vivere più a lungo e senza malattie. Se ti è piaciuto il video ti prego di mettere un pollice in su e magari condividerlo con i tuoi amici per permettere a un numero sempre più alto per questi fattori che sono molto molto importanti e molto utili per la salute di tutti. Ciao e alla prossima!